Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando già la Santa Messa prefestiva del grande San Giuseppe, padre putativo di Gesù, peraltro patrono della comunità parrocchiale di cui il Signore mi ha chiamato ad essere indegnamente parroco, perché è il patrono di Sirmoneta, San Giuseppe. E io ogni volta che celebro questa solennità confesso un po' meno di quando ci sono le feste mariane, ma in ogni caso una certa difficoltà, ecco, di dover parlare un po' del più santo tra i santi, perché tra gli esseri umani sicuramente San Giuseppe è il numero uno. Ecco, la Madonna sappiamo che è la creatura più santa dopo Dio, quindi viene prima anche di tutti quanti gli angeli messi insieme, anzi di tutti messi insieme. Ma tra gli esseri umani c'è evidentemente un più grande, e questo più grande non può essere nessun altro che San Giuseppe, perché altrimenti non sarebbe stato scelto da Dio per essere padre putativo di Gesù e sposo santissimo di Maria Santissima. La festa di San Giuseppe quest'anno capita in una quaresima che penso che ricorderemo ecclesialmente parlando come la quaresima del silenzio e del digiuno totale, d'accordo? Non soltanto da tante cose, ma anche paradossalmente anche da alcuni beni spirituali. E noi sappiamo che dai Vangeli San Giuseppe è anzitutto l'uomo del silenzio. Di San Giuseppe noi non conosciamo dalla rivelazione una sola parola. Questo lo dico ogni anno, ma non cessa di stupire questo particolare. Della Madonna sappiamo poche parole che ha dette, ma almeno qualcuna ne conosciamo dai Vangeli. Di San Giuseppe zero. Perché San Giuseppe parlava poco, pregava molto e faceva molto la volontà di Dio. Ma il segreto per fare molto la volontà di Dio è stare molto in silenzio. Allora, prendiamo il Vangelo che abbiamo letto, domani sera leggeremo il secondo Vangelo che si può leggere in questa festa, se Dio vuole. Noi dobbiamo assolutamente calarci, cioè comprendere anche la difficoltà enorme che quest'uomo aveva dinanzi al fatto compiuto che si è visto sotto gli occhi. Una donna, la più bella, la più pura, la più santa, già da lui conosciuta tale, in evidente stato interessante, e la sua certezza assoluta di non essere lui la causa di questo. Il silenzio di Maria, che diamo per certo, perché se è dovuto intervenire l'angelo, se gliel'avesse detto la Madonna a San Giuseppe ci avrebbe subito creduto, ma non era conveniente che la Madonna parlasse con San Giuseppe. Perché non è, immaginate, no? Non si può fare, ci sono delle cose che noi non possiamo dire di noi stessi, altri possono dirle di noi, ma non possiamo dirle noi, di noi stessi, perché anche se sono vere sarebbe comunque un'oggettiva mancanza alla virtù, e questo né Dio glielo chiede alla Madonna, neanche certamente la Madonna sarebbe mai sognato di farla, no? Ma c'era anche un arcano, quasi certamente, o senza quasi, Dio voleva anche che Giuseppe e Maria soffrissero questa pena. La Madonna di non poter parlare con San Giuseppe, di vederlo soffrire, San Giuseppe di vivere quello che ha vissuto. Immaginate, cioè, non riesco a immaginarlo manco io, ogni volta che ci penso dico mamma mia. Come ne è uscito? Questo è molto importante per noi ed è anche molto attuale. Come è uscito da questa situazione San Giuseppe? Come ha fatto a fare l'unica cosa giusta che c'era da fare in quel momento? Qual era? Signore, io non so che dire. Lei è santa, ma non è colpa mia. C'è solo una cosa da fare. Prendere tempo. D'accordo? O meglio, fare la cosa, diciamo così, assolutamente più indolore possibile. Faccio un passo indietro in attesa che si faccia luce. Come ha fatto ad arrivare a fare una cosa di questo genere, a mantenere il dominio di sé, a mantenere la calma, a fare la cosa giusta, a fare un discernimento in quella situazione terribile? Perché San Giuseppe pregava. Era l'uomo dal silenzio orante. Noi questa cosa dobbiamo impararla. E questo è un tempo propizio per farla.
Noi dobbiamo imparare a fare silenzio e a trasformare il nostro silenzio in preghiera. Noi dobbiamo chiederci, ma io ci parlo con Dio quotidianamente, ho dei momenti di confronto con Lui, delle cose che stanno accadendo in questi giorni, parlo con Dio, d'accordo? Oltre che andare a fare 3.000 messaggi e 3.000 cose a Don Leonardo o a qualcuno, va bene questo qui, per carità, ma il primo soggetto di riferimento, ne parlo con Lui, gli sto dicendo, Signore, dico, che succede? Che ci stai dicendo? E ci faccio un po' un dialogo, un discernimento, d'accordo? Questo dobbiamo imparare a farlo, perché questo è stato il segreto, la forza di San Giuseppe, ancora di più della Madonna e di tutti i santi. Se questo non impariamo a farlo, noi avremo sempre, come dire, una fede non profonda, una fede sempre molto molto mediata, d'accordo, ma poco incarnata, poco inserita nel profondo del nostro cuore, capace di plasmare tutta quanta la vita. Come si mantiene la calma e la pace in momenti oggettivamente turbolenti, dove ci sono delle bordate, delle notizie che potrebbero farti vacillare? Ma come? Riposando nel silenzio del colloquio intimo e amorevole con Dio, vivendo il tutto nella massima fiducia, nella massima abbandono. San Giuseppe non agito come, cioè, capito? Lui cercava di fare la volontà di Dio e, non avendo chiaro che cosa stesse succedendo, dice, calma, poi si capirà. Dio è intervenuto, è arrivato l'arcangelo, sono finiti i problemi. È sempre così. Se noi ci mettiamo in condizione di poter vivere a nostra volta questo. Allora, portiamoci semplicemente questa sera queste considerazioni. La forza di questo grandissimo uomo è stata la sua grande capacità di dialogare nel silenzio del suo cuore, innamorato certamente di Dio con lui, di prendere davanti a lui le sue scelte e di interpellarlo profondamente prima di muoversi, e di muoversi solo quando era certo di muoversi bene, per quello che aveva interiorizzato anche in circostanze drammatiche nel suo rapporto intimo con Dio. Ce lo portiamo a casa e ne facciamo oggetto certamente di riflessione, specialmente in questo tempo in cui il Signore ci sta chiamando quasi a forza a vivere e a scoprire l'importanza del silenzio. Siano lodati Gesù e Maria.